Partiamo alla scoperta del genio di Rick Veitch attraverso una delle sue primissime graphic novel, Earthburst. Carissimi amiche, carissimi amici amanti di fumetti, ben ritrovati a questa nuova video recensione. Analizziamo oggi un'opera non molto conosciuta, decisamente poco conosciuta. Già se parliamo di Rick Veitch, parliamo di un autore che, anche se ha collaborato con Marvel ed altre case, è sicuramente incasellato tra gli autori più underground dello scenario americano. Infatti le sue opere più conosciute sono quelle che compongono la serie denominata King Hell Eroica, dove all'interno troviamo The One, Maxi Mortal, Brett Pack, e quindi fumetti decisamente alternativi all'interno di quel filone che cominciava quella decostruzione dei supereroi sulla scia di The Boys, le opere di Alan Moore, eccetera eccetera. Quindi decisamente non uno scenario da main ground, soprattutto ai tempi, mentre oggi ad esempio The Boys, grazie alla serie TV, alla fama eccetera, ha raggiunto una certa notorietà e anche seguito. Ai tempi soprattutto la decostruzione del supereroe era ancora qualche cosa di non completamente abbracciato, non così abbracciato, molto underground, decisamente alternativo. Quindi sicuramente il motivo per cui oggi vi porto qui Earthburst è il motivo per cui un autore che si delinea all'interno di quel filone come molto importante, molto influente con le sue opere, ha sicuramente attratto il mio interesse. Intendo ovviamente soprattutto The One, insomma tutto il King Hell Eroica, interessantissimo andarlo a recuperare, ma come faccio io ogni volta, ogni solito mi dico, ma prima subito di catapultarmi, immergermi in queste opere clamorose, non sarà il caso magari di vedere se qualche cosa di interessante ha prodotto anche prima, magari non alla stessa altezza, magari qualcosa per iniziare ad assaporare l'autore prima subito di immergerci in opere che potrebbero, senza la giusta introduzione, inquadratura, un attimo, potremmo mancare un attimo della giusta interpretazione, comunque anche solamente del giusto film, o semplicemente leggetela come una mia curiosità sull'autore. Quindi andiamo a parlare un attimo di Earthburst, diamogli una sfogliata, capiamo di che cosa parla e capiamo se può fare anche al caso vostro, se ha fatto al caso mio, nei suoi pro e nei suoi contro. Sul pianeta Epsilon Butis i coloni terrestri stanno cercando di compiere un vero e proprio genocidio del popolo nativo di quel pianeta, i Plo. Gli attuali governatori umani della colonia credono di essere tuttora in contatto con la Terra attraverso delle trasmissioni che venerano ed interpretano come una sorta di verbo divino, quando in realtà non sono altro che vecchi palinsesti commerciali di serie B con relativi spot pubblicitari. Non a caso, il comando supremo divinità viene chiamato sponsor. La parola lo sponsor, appunto. Rimbaud, una donna proveniente dalla Terra, ha il cosiddetto talento dell'Earthburst, che la rende in grado di teletrasportarsi tra la Terra ed Epsilon Butis. Ed eccola che è in cerca di altri coloni con un talento simile per creare un collegamento con la Terra. Ma noi su Epsilon Butis seguiamo le disavventure di Sunoco Firestone, che possiede questo talento, ma ancora non lo sa. Sunoco una sera si reca al circo e lì si innamora pazzamente di Maya, una sacerdotessa Plu, ora attrazione del circo stesso. Ma i rapporti tra umani e Plu sono ovviamente proibiti dalle leggi dei coloni e ciò costringerà Sunoco, una volta scoperto, a diversi anni di prigione per aver copulato con una nativa. Ma Sunoco non perderà la speranza e quando un giorno incontrerà Rimbaud si troverà incerto tra il seguire la sua richiesta di collaborazione e l'usare il potere che lei gli ha illustrato per cercare di rintracciare la sua amata Maya e quel figlio che ha scoperto lei portava in grembo quando Sunoco venne catturato. Allora, trama forse complessa anche nel tentare di descriverla, anche pur con le immagini, senza un po' entrarci proprio attraverso la lettura delle pagine. Detto questo, come avrete intuito anche dalle tavole, sicuramente emerge clamorosamente anche attraverso il disegno come quest'opera avesse tutto il sapore di un'opera indie, compresa questa sceneggiatura
che non è che si strappi i capelli e faccia proprio di tutto per mettere a suo agio il lettore. Eppure, quando l'affrontate, insomma, un attimo, mi mettete un attimo il giubbottino di essere di fronte a una lettura non proprio la primissima delle sfogliate tranquille che potete fare anche con un occhio mezzo chiuso, mi mettete questo giubbottino, questa protezione, vi mantiene un attimo belli sul pezzo e vi preparate una lettura, ecco, un po' più, in cui stare un po' più sull'attenti, proprio perché, come vi ho detto, questo approccio un po' più indie lascia da parte il didascalico, non si preoccupa troppo di piacere al grande pubblico e di metterlo comodo nella lettura. Oltre ovviamente alla storia in quanto tale, quindi comunque la passione, questo rapporto d'amore tra il protagonista e questa malina di un altro pianeta, quindi i rapporti di passione, l'amore proibito, la ricerca, la scoperta della paternità, eccetera, eccetera, quindi tutti i temi che veramente appassionano all'interno di una storia, in questa prospettiva del protagonista, è chiaro che tutto ciò è anche un viatico per Veitch per esporre tutta una sua serie di critiche che probabilmente portava in grembo per quanto riguarda la società. Quindi ecco che utilizza questo un po' stile un po' più allegorico, ma le critiche del resto sono abbastanza esplicite. Alla società moderna, quella del consumismo, della dipendenza dalla televisione e dei suoi spot, a volte in modo un po' più alternativo della dipendenza dalla religione. Quindi vediamo che, guarda caso, questo decostruzionismo del fumetto popolare, in questo caso supereroistico popolare, molte volte coglie l'occasione per criticare, no, anche il lato religioso, quello un po' più dogmatico, che fa stare un po' più comodi, no? E in questo caso anche la comodità del lettore è in questo senso ovviamente messa in discussione, e ti devi mettere in discussione se vuoi leggere qualcosa di sicuramente non leggero quando vai a cogliere tutti questi aspetti della società. Forse la critica in questo caso più plateale è ovviamente quella riguardante la società razzista. Qui ovviamente il tema principale è di questi terrestri che vanno a colonizzare altri pianeti e mettendo in atto un vero e proprio genocidio, insomma, e utilizzando determinate leggi, la critica al razzismo diventa decisamente plateale. Poi ovviamente, come dicevamo, quella del consumismo e alla società teledipendente la vediamo proprio dal fatto che volutamente l'autore utilizza determinate marche, nomi noti soprattutto negli Stati Uniti, per dare i nomi a determinati personaggi. A parte infatti il protagonista, Sunoco Firestone, marche relative all'ambito dell'automobilismo negli Stati Uniti, ce ne sono diversi altri, c'è Zio Xerox o il capitano Pepsi. Quindi, insomma, ok, si sorride di fronte a queste cose qui, in questo mix che mette appunto in scena un'alternanza tra la storia d'avventura e d'amore di base con questa avventura fantascientifica, con questo allure, questo retroscena di allure da graphic novel utilizzate appunto come viatico di critiche. Il tutto forse non messo sempre così molto a fuoco, si sente ancora, forse da una parte, da un certo punto di vista, un po' di inesperienza che magari spero verrà attenuata e si andrà un po' più concretizzando nelle prossime opere, The One, Maximorta, questo vado un po' sperando, ma già comunque faceva intravedere un po' questo genio nella scrittura, e nella scrittura appunto nel modo di porre la sua narrativa di Rick Veitch, perché è un po' anche la scrittura, forse proprio soprattutto dei dialoghi, posso dire che anche qui l'ho trovata ancora un po'... Non so se sia dovuto anche all'effetto della traduzione, questo non lo so, però non così attento. Io del resto ho letto una delle edizioni, come vedete, decisamente datate, anche perché forse è stata rifatta un'altra sotto Marvel Graphic Novel pubblicata, ma comunque non è stata riproposta recentemente, quindi eventualmente anche rivisitata. Quindi, che dire, si intravede il genio nel suo mix, diciamo, può essere anche intrigante per come mette in mezzo un po' certe tematiche, anche molte se vogliamo, di grosso scoglio rimane ovviamente, soprattutto dai disegni, anche un approccio un po' più indie, vogliamo definirlo così, un po' più da graphic novel indipendente, un po' più di quelle prime armi, ma ancora non uno stile proprio raffinato, perfezionato. Questo può essere tranquillamente digeribile da alcuni di voi, ad altri invece può pesare un po' di più nell'economia
della lettura potenziale che può rappresentare quest'opera qui. Per la sua originalità, quindi posso dire, può essere interessante recuperarla, non è forse imprescindibile, questo no, non avendo letto ancora le successive più importanti, come facete parte del ciclo King e l'Eroica, non mi sento ancora di esprimermi, anche se questa possa essere anche qui imprescindibile o meno da chi eventualmente abbia apprezzato quelle opere lì. Mi viene da dire che però nel caso probabilmente certe imperfezioni o certo stile generale di Rick Veitch possa essere meglio digerito sicuramente che non da chi ricerca una lettura più mainstream. Questo è quanto avevo da dirvi sicuramente. Se avete qualche cos'altro da richiedere su quest'opera che non vi è stato di tutto chiaro, oppure se anche voi volete dire la vostra, se avete già letto questo Earthburst, qui sotto nei commenti ci si legge, alternativamente come al solito, la chat Telegram, il cui link è qui sotto in descrizione. Noi ci vedremo prossimamente, perché se volete seguire tutte le recensioni riguardanti questo ciclo, questo Rick Veitch e le sue opere più importanti, sapere che cosa ne pensiamo, se possono fare al caso vostro, verranno al 100% portate su questo canale prossimamente. Quindi ovviamente iscrivetevi se vi può interessare. Noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao da Viper.